davvero esiste è il titolo di un lungometraggio prodotto dallo salernitano Davide Giardini e realizzato con un cast composto prevalentemente da salernitani. Una nostra troupe è andata a curiosare sul set. Il lavoro è ispirato da una storia vera. C'è un giovane, un ragazzo imbranato e che sa poco o nulla dell'amore, da cui piace solo divertirsi, interpretato da Davide Giardini. E poi una ragazza di buona famiglia, carina e dolce, interpretata da Ludovica Ferraro. La storia inizia così e poi intrecci e colpi di scena grazie al lavoro di un cast di attori composto in prevalenza da salernitani, così come sono salernitani coloro che operano dietro le quinte, tra queste l'aiuto regista Boida Di Tommaso, il cameraman Francesco Voccia, la fotografa Donatella Fenio, la sceneggiatrice Claudia Magliano, l'aiuto sceneggiatrice Valentina Galdi, oltre ai collaboratori Desiree De Gregorio e Fabio Ventre. L'amore davvero esiste, è in corso di lavorazione. Le riprese effettuate a Salerno, nei luoghi più caratteristici della città ed in alcune località della provincia. Il sogno è quello di poter approdare un giorno nelle sale cinematografiche. Tutto è nato dal mio canale YouTube che si chiama Davide Net e ho pensato alla location di Salerno, perché Salerno, oltre a essere una città turistica, è una città che merita, in questo contesto di quello che è stato progettato da me, di svolgere appunto queste riprese cinematografiche. Tra l'altro ci sono delle location bellissime come quella che state vedendo in questo momento, che abbiamo scelto appunto questi posti perché vanno a risaltare ancora meglio quello che il lungometraggio, quindi anche la trama del film. Un cast tutto salernitano, anche chi lavora dietro le quinte, tutti salernitani. Sì, un cast tutto salernitano e non solo, ci sono anche per persone che partecipano a questo lungometraggio di Roma, di Napoli e anche altre zone d'Italia, che con molto entusiasmo hanno scelto questo lungometraggio anche per partecipare appositamente a queste stupende location di Salerno. Momento conclusivo.